Buonasera, oggi è stato l'ultimo giorno di Milano Unica, 101 aziende pratesi presenti, a quella che è stata definita subito come la fiera della ripartenza. Si riparte dopo l'alluvione in attesa dei rimborsi e in una situazione internazionale dai contorni sempre più incerti. Intanto la nostra copertina. Quello che sta accadendo nel Mar Rosso non è una guerra vera e propria, ma sono sostanzialmente dei ribelli armati da delle potenze internazionali che cercano di rallentare il flusso di import e di export, perché ovviamente la stragrande maggioranza delle merci trasportate da e verso l'Europa passa attraverso il Mar Rosso in quel caso. È stata un'edizione comunque fondamentale, non abbiamo riscontrato numeri diversi dalla scorsa edizione di gennaio del 2023, anzi, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo riproposto, cioè avuto gli stessi numeri di visitatori, perché è una fiera che ancora ad oggi rimane tutta molto italiano-centrica. Dovrebbe essere una piccola tessitura a modello poco ristretto con 6 massimo 9 telai, dove ogni figura professionale è affiancata dal ragazzo che deve apprendere. Eccoci, ben trovati a Parliamoci Chiaro e allora buonasera anche ai nostri ospiti, Luca Giusti, presidente di Confartigianato Imprese Prato. Buonasera Arianna e ai tuoi ascoltatori. E Marcello Gozzi, direttore di Confindustria Toscana Nord. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Ci accompagna come ogni sera il direttore Giancarlo Gisogni, buonasera. Buonasera a tutti. Intanto, per parlare di distretto e che distretto farà, per riprendere una delle definizioni e delle edizioni mutuate dal meteo, visto che il 2023 è stata all'insegna anche degli eventi meteorologici estremi, c'è l'IRPET, che è l'Istituto per la Programmazione Economica Regionale, che ha dato qualche numero riguardo all'andamento dell'economia del distretto, ma non solo, perché si tratta dell'economia toscana. Flessione industriale e aumento dell'occupazione, questa è l'estrema sintesi del dossier che vi presentiamo nel servizio. Flessione industriale e stipendi colpiti dallo shock dell'inflazione. È la fotografia scattata dall'IRPET nel suo rapporto annuale sull'economia della Toscana. Il ciclo economico regionale ha rallentato la sua crescita nel 2023 dopo l'accelerazione dei 2 anni precedenti. Il PIL registra solo un più 0,7% rispetto al 2022, un decimale di punto in più rispetto alla dinamica del PIL nazionale del più 0,6%. È l'intera economia mondiale a rallentare nel 2023, spiega l'Istituto per la Programmazione Economica Regionale. Hanno pesato e continuano a pesare le politiche monetarie restrittive intraprese per combattere l'inflazione, le persistenti tensioni geopolitiche e il peggioramento della fiducia di consumatori e imprese. Su base anno, a ottobre 2023, l'indice della produzione industriale ha registrato in Toscana una flessione pari a meno 3,4% e maggiore di quanto osservato in Italia. Diminuzione dell'attività economica sembra aver raggiunto il suo picco negativo nel secondo trimestre ed è collegata al rallentamento delle esportazioni. Sul fronte delle vendite internazionali, la Toscana ha comunque fatto meglio della media italiana, oltre che delle altre principali regioni esportatrici, tutte col segno meno nel 2023. A fare male è il distretto pratese, come raccontato da Confindustria Toscana Nord, Prato Trade Valori e da Intesa San Paolo nel suo monitor dei distretti della Toscana, che segnalano un calo della produzione del meno 3% in volume e del 5% dell'export in valore per la produzione pratese di tessuti. Per la prima parte del 2024 le previsioni sono all'insegna della cautela, con un moderato ottimismo per la seconda parte dell'anno, anche se continuano a pesare la conflittualità della situazione geopolitica, compresa la crisi del Mar Rosso, che se non risolta potrebbe provocare aumenti dei prezzi delle materie prime.
Tornando al dossier regionale di IRPET, segnali positivi arrivano dal turismo e dai dati dell'occupazione. Nei primi 8 mesi del 2023 il turismo in Toscana ha segnato un più 5,3% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2022. A trainare quello straniero, tornato praticamente ai livelli del 2019. In crescita anche l'occupazione, fra gennaio e novembre il numero di dipendenti è aumentato del 3% rispetto al 2022, a crescere sono i contratti a tempo indeterminato. A fare da contraltare alla crescita occupazionale la rilevante perdita del potere d'acquisto dei salari. Tra la riduzione del 2023 e quella dell'anno precedente, il salario reale dei lavoratori toscani si è contratto di 7 punti percentuali. Le imprese invece hanno mantenuto inalterati i margini di guadagno, trasferendo sui prezzi di vendita i maggiori costi dei fattori produttivi. Riguardo alle previsioni per il biennio 2024-2025, la crescita del PIL toscano dovrebbe essere del più 0,8% per entrambi gli anni, in linea con l'andamento nazionale, ma caratterizzata comunque da estrema incertezza. Se sei d'accordo, Lucrezia, direi di partire subito con i nostri ospiti, Luca Giusti e Marcello Gozzi, per una prima riflessione su quello che abbiamo sentito nella scheda introduttiva. Vi chiedo quanto era prevedibile una situazione come quella, no, che sta vivendo adesso il distretto dopo il boom delle vendite che c'è stato, abbiamo visto nel post-Covid, e passiamo adesso invece a un rallentamento, soprattutto negli ultimi trimestri, di quelli che sono le produzioni, ma soprattutto le esportazioni per quanto riguarda il caso specifico del tessile abbigliamento, dunque del nostro distretto. Giusti e poi Gozzi. Ma quanto era prevedibile? Era prevedibile nella misura in cui eravamo ben consapevoli che l'annata appena concluse, trascorse, erano annate particolari che venivano da una situazione pregressa ancor più particolare e che forse erano proprio per questo motivo drogate dalle situazioni precedenti, per cui quel ritmo di produzione, di crescita, di capacità produttiva anche per quanto riguarda gli ordinativi probabilmente era nell'area che non potesse essere sostenibile nel tempo e che non potesse continuare a ripetersi. Su questo tema purtroppo si è aggiunta una situazione internazionale abbastanza complessa e complicata che sicuramente non ha aiutato né facilitato quel inizio di calo di ordinativi che già si era ben manifestato in maniera chiara dalla metà del 2023. Per cui era prevedibile? Direi in parte sì, forse non nella misura con cui oggi si sta constatando. Come questo possa poi andare a influire su quello che è il mercato di oggi e su quelle saranno le ricadute per domani per il distretto, beh, credo che questo sia un punto interrogativo alla quale non sia facile dare una risposta e che dovrà portare tutti gli attori appunto della filiera e del comparto tessile in particolare a delle profonde riflessioni sulle modalità con cui ci si porrà di fronte a questi temi e su quelle possono essere le possibili soluzioni. Qualcosa si sta muovendo, è un qualcosa di particolare, non dico di nuovo, ma sicuramente di diverso da come si è svolto fino ad oggi anche le modalità e il rapporto fra il mondo produttivo e il mondo manifatturiero, fra committenti e terzisti, per cui credo che ne parleremo poi magari più approfonditamente durante la trasmissione. Ecco. Ci troviamo di fronte a come dire, dinamiche di mercato normali, per così dire, un mercato in realtà, mi corregga se sbaglio, anche spesso schizofrenico, almeno negli ultimi periodi. Quanto spaventa questa situazione? Quanto è potenzialmente pericoloso? Oppure, appunto, come dicevo prima, far parte delle dinamiche di mercato, dunque ci sta? Io credo che non debba spaventare. Il 22 va esaminato insieme al 21 e insieme al 23. Sono stati anni eccezionali per motivi diversi, sicuramente ci sarebbe piaciuto che il 22 costituisse un'abitudine e quindi di poter tornare su quei livelli di produzione in modo stabile, però non deve spaventare, nel senso che i segnali che noi cerchiamo di vedere anche per il futuro sono segnali che
non sono segnali per rispondere alla domanda che distretto farà, non sono segnali che prevedono burrasca, prevedono un cielo di primavera, quindi con temporali, sole, però non c'è una situazione fuori controllo. Ecco. Diciamo dunque che c'è un cauto ottimismo, ovviamente sempre nell'ambito di quello, no, che è lo scacchiere internazionale, che ci tiene sempre un po' col fiato sospeso, che ovviamente va al di là di qualsiasi tipo di considerazione possiamo fare sì, oggi. Nel senso che, allora, intanto abbiamo un elemento in più, si sono appena concluse le due principali fiere per il distretto, Pitti Filati. Poi ne parleremo in modo approfondito. E Milano Unica, diciamo che non è che le fiere da sole sono l'elemento che fa dire che certamente le cose andranno bene o andranno male. Se le fiere vanno male è difficile che le cose possano andare bene. Le fiere sono andate piuttosto bene, insomma. Certo, quello che spaventa, a proposito di spaventi, di terrorismo, un po' è anche la dinamica internazionale. Noi abbiamo chiesto vari aspetti di questa dinamica al sottosegretario per gli affari esteri, Giorgio Silli. Sentite cosa ci ha detto. Due guerre, crisi del Mar Rosso, i dati dell'export crollano anche per Prato, almeno così dicono Confindustria e anche il monitor dei distretti toscani di Intesa San Paolo. Purtroppo, così come avvenne dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, dove vedemmo, ahimè e ahinoi, le bollette delle lavorazioni a umido e di tutte le altre lavorazioni lievitare, purtroppo gli equilibri internazionali, gli equilibri geopolitici incidono tantissimo. Diciamo due guerre perché le guerre, come dire, più mediatiche e più pericolose per certi versi, per le quali ci possono essere delle pericolosissime escalation, sono la guerra che si sta combattendo adesso in Ucraina e quello che sta accadendo tra ovviamente Israele e la striscia di Gaza. Quello che sta accadendo nel Mar Rosso non è una guerra vera e propria, ma sono sostanzialmente dei ribelli armati da delle potenze internazionali che cercano di rallentare il flusso di import e di export, perché ovviamente la stragrande maggioranza delle merci trasportate da e verso l'Europa passa attraverso il Mar Rosso in quel caso. L'import, l'export e quindi il manifatturiero e quindi il nostro distretto ne soffre ovviamente, perché vede, se da un canale in genere passano 10 navi e tutto a un tratto anziché 10 ne iniziano a passare 5, poi 3, poi 2, è chiaro che il trasporto aumenta di costo, quindi i prezzi di trasporto aumentano, immancabilmente la merce inizia a scarseggiare e per la normalissima dinamica della domanda e dell'offerta la merce inizia a costare di più. Quindi noi veramente stiamo soffrendo già adesso, ma ci sono sul tavolo dei rischi enormi. Grazie a Dio i prezzi dell'energia rispetto ai primi mesi immediatamente successivi all'invasione dell'Ucraina sono rientrati. Grazie a Dio tutti questi problemi non si, come dire, ammassano uno sopra l'altro, però, come avrebbe detto mia nonna, per Prato non c'è pace tra gli ulivi. Mi ha detto lei, per Prato non c'è pace, infatti il 2 novembre l'alluvione, si è aperto il bando per le richieste di Simest per le aziende col 3% di export. Certo è che gli imprenditori chiedono soprattutto rapidità nella risposta, certo, e non come è successo in Emilia Romagna. Certo. Beh, guardi, ve lo dico francamente, rapidità è sacrosanto, è stata una reazione rapidissima da parte del governo, il ministro Tajani è venuto a Prato nel giro di 48 ore, ha stanziato 100 milioni, beh, se io le dicessi che 100-200 milioni sono sufficienti per risistemare tutto, le direi una bugia. Il governo ha dimostrato rapidità e voglia di intervenire, ma tuttavia ci stiamo, come dire, stiamo lavorando tra di noi all'interno del governo e del Parlamento per riuscire ad avere, come dire, più sgravi, più aiuti, perché è indubbio che anche se sono passati 3 mesi la ferita è ancora freschissima e dubito che con qualche decina di milioni si possa fare risollevare il distretto.
Gozzi, due conflitti e la crisi del Mar Rosso e l'incubo per gli imprenditori ma anche per gli artigiani di veder schizzare un'altra volta al rialzo i prezzi dell'energia. Allora sì, oltre ai prezzi dell'energia quello che preoccupa è anche il prezzo dei noli marittimi. Noi abbiamo vissuto già negli anni scorsi la crisi del trasporto marittimo. Per l'Europa Suez è fondamentale e diciamo che allora sull'energia sono state fatte delle operazioni, in particolare grazie al governo Draghi, per renderci indipendenti dal gas russo, e questo è servito molto per calmierare il costo del gas. Sui noli marittimi, se si riduce moltissimo il passaggio da Suez, diventa più complicato. Perché lo dico? Perché se le navi ci mettono 2 settimane in più di percorso per arrivare in Europa dall'Asia, è chiaro che questo si ripercuote sulla disponibilità di navi, sulla disponibilità di container e sui prezzi di trasporto di materie prime e prodotti finiti. Giusti, e poi l'alluvione. Abbiamo sentito 100 milioni non bastano. A che punto siamo con le richieste che arrivano, che sono partite dalle aziende alluvionate? Ma allora, diciamo che le richieste che sono arrivate, perlomeno dal nostro osservatorio, al momento sembrano essere forse un po' inferiori a quello che si prospettava all'inizio. Questo soprattutto perché, in particolar modo per le piccole imprese, per quel mondo imprenditoriale, manifatturiero, artigiano e non solo, ma di piccole dimensioni, laddove non è stata, diciamo, investita in pieno l'azienda, le persone si sono tirate sulle maniche e hanno provveduto in proprio al ripristino in tempi veramente brevi e velocissimi dell'attività produttiva, limitando i costi e i danni. Ancora una volta Prato si è dimostrato reattivo, cercando fin da subito, con quell'individualismo che lo ha contraddistinto, a trovare le soluzioni immediate, forse anche nel timore di quello appunto che l'Emilia Romagna ci ha dato nel tempo passato, cioè il ritardo e la mancanza di intervento da parte del governo. Quindi i pratesi si sono subito messi all'opera tentando di ripristinare in tempi brevissimi il ciclo produttivo. E sempre forse sull'onda della non troppa fiducia nella possibilità di avere dei ristori, molti non hanno fatto neppure le domande se queste non raggiungevano cifre importanti. È ovvio che i danni ci sono stati e sono stati ingentissimi, in particolar modo per determinate aziende e per determinati cicli produttivi. Per le altre la sensazione è che quando i costi non superano, diciamo, dico una cifra giusto per dare un metro di misura, i 7, 8, 10 mila euro, non fanno neppure la domanda, perché ritengono inutile, tempo perso, tanto poi non ci daranno nulla, ce ne daranno solo una parte, e questo non va bene, perché veramente questo rischia di far sì che il totale, diciamo così, dell'ammontare dei danni sia poi nettamente inferiore a quello che il distretto nel suo insieme ha subito. Per cui c'è ancora ovviamente situazioni difficili, quelle che hanno avuto danni da centinaia di migliaia d'euro, che stanno ancora soffrendo di questo, che stanno ancora aspettando gli interventi che purtroppo oggi sono in itinere ma che non sono ancora arrivati. E su questi diciamo che le preoccupazioni sono forti. Perché sono forti? Perché inevitabilmente è un nodo cruciale della filiera che poi condiziona anche quelli che danni non ne hanno avuti. Secondo lei il distretto è stato ascoltato abbastanza in questa sua alluvione, anche in confronto? È brutto fare i confronti, è vero, però anche visto il precedente di quello dell'Emilia Romagna, gli imprenditori emiliani. Beh, come diceva prima il sottosegretario, c'è stata una tempestiva risposta da parte del ministro degli esteri, che è venuto dopo 48 ore su Prato. Però oltre quello non è che abbiamo visto un grande fermento e un grande interesse da parte della politica a trovare le immediate soluzioni e soprattutto le risposte che servivano e che servono.
Auspichiamo che sbloccata, credo che ora l'Emilia Romagna abbia avuto qualcosa in più rispetto a quello che fino a ieri era stato preventivato, con lo sblocco di 5-6 miliardi se non vado errato, e quindi siamo fiduciosi che possa esserci qualcosa di simile anche per Prato. Al momento siamo ancora in attesa, non c'è veramente stato nessun segnale chiaro di una politica di intervento forte, decisiva e soprattutto di tempi di risposta brevi per quanto riguarda i risarcimenti. Credo che sia questo una cosa un po' il gap da colmare. Faccio un riferimento non tanto insomma, soltanto all'attuale governo, ma alla politica in generale. No? Prima Giusti ricordava. Le aziende, molte, sono ripartite a spese loro e subito, perché altrimenti se avessero dovuto aspettare insomma, i rimborsi, i ristori sarebbero ancora lì ferme e non se lo potevano permettere. È proprio questo gap da colmare, la tempestività che fa parte del DNA e non può essere altrimenti di un'azienda, con i tempi che invece sono lunghi spesso della burocrazia, della politica. Mi rendo conto che, insomma, soprattutto quando si parla di cifre importanti, insomma, richiedono anche una rendicontazione, non è che si può elargire così soldi a caso, però forse ci potrebbero essere degli strumenti che aiutano in qualche modo direttamente le aziende che hanno subito dei danni, che so, anzitutto in attesa di dare dei rimborsi, evitiamo magari di chiedergli quello che già devono allo Stato. Questo potrebbe essere un primo tipo di intervento. Allora, è la cosa che noi abbiamo suggerito sin dai primi giorni, no? È chiaro che, fatemi dire qualcosa anche rispetto all'alluvione dell'Emilia Romagna, perché l'alluvione dell'Emilia Romagna ha colpito molta più popolazione. Ricordo che gli sfollati in Romagna erano 70.000, ma il numero di aziende è lo stesso. Cioè, quindi le aziende colpite in Romagna erano 200, le aziende colpite nella nostra area, parlo di aziende industriali ovviamente, compreso anche campi, capalle, erano 200, quindi c'è una grande analogia dal punto di vista produttivo. Sicuramente il problema è che in Emilia Romagna hanno avuto 6 mesi di sgravi perché l'alluvione è avvenuta il 17 maggio. Da noi è avvenuto il 2 novembre e ci è andato sgravi sino al 16 dicembre, cioè un congelamento sino al 16 dicembre, perché il 18 era troppo in là. Allora, quello che noi abbiamo detto, la nostra interlocuzione, potete immaginare, piuttosto intensa in quelle ore e anche successivamente, è stato quello di suggerire che, come dire, si rimediasse con l'anno nuovo, cioè ci fossero dei provvedimenti che evitassero delle uscite di cassa da parte delle imprese per quanti più mesi possibili nel corso del 2024. Abbiamo anche ingenuamente sollecitato dei provvedimenti bipartisan, ma questo sembra che sia più complicato, insomma. Però voglio dire, noi parlando sia con parlamentari della maggioranza che con parlamentari dell'opposizione, questo è quello che abbiamo suggerito, perché per un provvedimento del genere non ci sono conseguenze dal punto di vista del bilancio, è solo un problema di flusso di cassa, però il bilancio del 2024 dello Stato non deve andare in esercizio provvisorio, il bilancio rimane quello, quindi non ci sono sorprese. È chiaro che, ecco, però c'è un'altra cosa da dire, non è solo un problema di Stato e di Governo. Noi abbiamo delle zone, adesso noi abbiamo un territorio un po' più largo perché siamo insomma anche Pistoia, eccetera, abbiamo delle zone dove gli argini non sono ancora stati ripristinati e questa non è una competenza statale. Quindi l'importante è che uno sia oggettivo quando parla dei ritardi nelle cose da fare. Non è solo un problema di Roma. È anche un problema di Firenze. Di questo ce ne siamo occupati anche in altre occasioni. Prego. Un'ulteriore indicazione su quello che è l'effetto che l'alluvione ha sul distretto. C'è un indicatore che credo sia importante, e cioè il notevole incremento percentuale degli insoluti che si sta cominciando a registrare già a dicembre e già a gennaio. Cioè insoluti perché, l'abbiamo detto prima,
le aziende si sono sì tirate sulle maniche, rimboccate le maniche e cominciato a lavorare per ripristinare, non sono arrivati questi aiuti, ci hanno messo del suo, ma hanno tolto da qualche parte quelle risorse che sono venute meno o che sono state necessarie. Come diceva prima il direttore, purtroppo non ci hanno concesso neppure gli sgravi, perché concedere un mese e mezzo, cioè, è stata quasi una presa in giro. Hanno fatto fronte agli impegni che avevano nei confronti degli adempimenti verso il governo e in qualche modo ha pagato il distretto nel suo insieme, perché magari non sono state rispettate alcune scadenze, sono state rinviate, sono state allungate. Ecco, questo credo che sia un segnale chiaro, effettivo, di come si cerca comunque di resistere a una situazione difficile. Comunque l'appello alla politica a più livelli, regionale per la messa in sicurezza del territorio e statale per una deroga nelle scadenze, rimane sul tavolo, mi pare di capire, da entrambe le associazioni di categoria. Assolutamente. Torniamo a parlare di andamento del mercato, dunque di fiere, perché prima lo ricordavamo, insomma, sia Pitti Filati che Milano Unica. Intanto ci occupiamo della 94esima edizione di Pitti Filati, 101 aziende presenti, 28 quelle del nostro distretto pratese. Abbiamo intervistato Raffaella Pinori, che è coordinatrice del gruppo produttori di filati della sezione Sistema Moda di Confindustria Toscana Nord, che ci ha tracciato un po' il bilancio di questa edizione. Qual è il bilancio della 94esima edizione di Pitti Filati? Questa di Pitti Filati, l'edizione di gennaio, è un'edizione dove presentiamo le collezioni estive, una collezione per quanto riguarda il comparto di Prato, che è laniero e meno importante, e anche le collezioni che presentiamo, diciamo, hanno un appeal meno importante rispetto all'invernale. Però è stata un'edizione comunque fondamentale, non abbiamo riscontrato numeri diversi dalla scorsa edizione di gennaio del 2023, anzi, almeno per quanto ci riguarda, abbiamo riproposto, cioè avuto gli stessi numeri di visitatori, e comunque rimane il focus su Pitti come fiera unica nel suo settore. Cioè Pitti ha veramente sempre un grande valore di attrazione, perché è una fiera che ancora ad oggi rimane tutta molto italiano centrica. Possiamo dire che lo stato d'animo degli imprenditori è quello di un cauto ottimismo? Sì, cauto, perché dopo il boom, diciamo, manifatturiero del 2021, post-Covid del 2022, sicuramente il 2023 è stato un anno più difficile, dovuto all'assorbimento dei prezzi che nel 2022 avevano subito questa inflazione, anche energetica, e quindi tutti i prezzi erano aumentati. Questo rallentamento sicuramente è dovuto a un problema legato all'inflazione e poi anche al perdurare delle guerre internazionali, la nascita di nuovi focolai di guerra. Sicuramente il settore è abituato a questi andamenti che sono un po' ciclici. L'inizio dell'anno sta andando abbastanza bene, sta riprendendo il lavoro, perché comunque l'invernale lo stanno vendendo, stanno passando i primi ordini sull'invernale e stiamo consegnando gli estivi. Allora, direttore, continueremo a parlare di fiere anche con i nostri ospiti, però ora un momento di pubblicità e poi torniamo qua, parliamoci chiaro. Intanto vorrei ripartire da Marcello Gozzi proprio su alcuni aspetti. Abbiamo sentito intanto, se ci conferma, qualche novità anche per quanto riguarda i mercati di sbocco esteri che emergono da questo ultimo appuntamento di Milano Unica che si è concluso oggi, e poi quanto ci dicono queste fiere come indicatori, no, degli umori del mercato. Allora, i mercati si stanno muovendo e per le nostre aziende è anche indispensabile mettere in discussione anche quello che era il passato consolidato, perché abbiamo visto, insomma, che i cambiamenti arrivano comunque. Le fiere sono un elemento insostituibile. Quest'anno in particolare c'è una novità per quanto riguarda Prato: la decisione dei lanifici pratesi di andare in massa a Milano Unica e invece, come dire, abbandonare un po' Premier Vision, che era sempre stato
invece la fiera di riferimento per Prato. Di questo ha beneficiato tutta la fiera. Martedì, quando sono andato a Milano Unica, si vedevano i padiglioni pieni, si vedeva insomma, sicuramente un tavolo, una serie di tavoli pieni da parte in tutti i lanifici. Sono un elemento importante perché i contatti che si prendono in fiera poi significano ordini. Una parte di questi si traducono in ordini. E sono l'elemento fondamentale per la politica commerciale delle nostre imprese. Mi pare di capire che invece per quanto riguarda la Premier Vision ci sono meno aspettative rispetto al passato in questa edizione. Sì, sono scelte commerciali, però diciamo che da quanto mi è stato detto Premier Vision è diventata una fiera più generalista, con provenienze da tutto il mondo, quindi non una fiera segnatamente europea. Milano Unica è una fiera italiana, tra l'altro è una fiera nella quale i compratori di tutto il mondo, se vogliono trovare i prodotti italiani, devono andare lì. E questo dopo anni di come dire, tentativi di far affermare la fiera per Prato è diventato quest'anno un elemento caratteristico. Guardando proprio in prospettiva, che cosa chiede il distretto da qui in poi? Ma io più che altro direi che cosa può essere interessante e fattibile perché il distretto rimanga attrattivo e che porti tutta la sua potenzialità. Ed è un po' quello che dicevo all'inizio nel primo intervento. Io credo che stia cambiando molto la modalità con cui il distretto si muove, opera e produce. Mi spiego meglio. Sempre più spesso il legame forte fra l'anificio, fra il committente, fra colui che è in contatto diretto con l'acquirente finale e il settore manifatturiero, cioè colui che produce, il terzista, quello che fino a oggi, ancora oggi, viene identificato come il terzista, questo legame si sta sempre più consolidando fino al punto che è sempre più forte la presenza in partecipazione dell'anifici presso i vari punti nevralgici e fondamentali della filiera tessile, vale a dire troviamo sempre più lavorazioni che hanno partecipazioni societarie all'interno, il socio di non dico di riferimento, ma quasi da parte dell'anificio. Questo perché? Perché dà una garanzia e una maggior diciamo così, potenzialità al produttore nei confronti del suo cliente, e cioè la sua capacità di produrre in tempi brevi, certi, e in un mercato in cui la certezza della consegna, il rispetto di quelli che sono diciamo anche i tempi sempre più ristretti, diventa un elemento fondamentale che seleziona fortissimamente non soltanto il produttore di tessuti, ma anche il tessista. E cioè questa sinergia sta diventando sempre più l'elemento discriminante per coloro che riescono a crescere e ad affrontare in maniera più forte, significativa e anche più remunerativa il mercato. E poi c'è la questione appunto del ricambio generazionale nel distretto. Sì, che riguarda la classe imprenditoriale, ma anche poi la manodopera più o meno qualificata, e noi vogliamo riproporvi, proprio per aprire un po' il dibattito con i nostri ospiti su questo aspetto, un estratto della trasmissione che proprio ieri sera è andata in onda, Imprese e Territorio, realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese Prato. Abbiamo intervistato Andrea Borelli di Tessitura Italia, che ha deciso, e lo farà a breve, di aprire una tessitura scuola. Ascoltiamo. Ora entro la fine di febbraio dovrebbe partire la nostra scuola, una tessitura a scuola dove formare il personale. Ho già preso contatti con l'associazione, in particolar modo con Formarti, che è proprio la società diciamo dedicata alla formazione, per questo nuovo progetto. Questo nuovo progetto dovrebbe essere una piccola tessitura a modello poco ristretto, con 6 massimo 9 telai, dove ogni figura professionale è affiancata da
il ragazzo che deve apprendere, quindi ci sarà un tessitore affiancato dal ragazzo che può diventare tessitore, un annodino dal ragazzo che può diventare annodino, e quindi ci sarà bisogno dell'associazione e di tutte le forze in campo per poter fare questo progetto, che spero che sia un progetto pilota che possa essere copiato da tanti, perché noi siamo diventati come le squadre di calcio, e bisogna avere il settore giovanile, perché senza il settore giovanile si fa un po', si può sempre comprare giocatori da quegli altri. Giusto, insomma, un caso in cui un'azienda si ingegna, si attrezza per cercare nuova manodopera. È sempre più indispensabile far questo? Chiedo, e lo chiedo poi anche a Gozzi, quanto il tessile ha ancora un appeal per le giovani generazioni, anche perché, correggetemi se sbaglio, insomma, diciamo che nei prossimi anni è prevista, no, una importante e significativa emorragia di posti di lavoro, perché c'è una bella fetta, insomma, di occupazione, di lavoratori che poi andranno in pensione e che dunque dovranno essere rimpiazzati. Sì, c'è una percentuale altissima di artigiani che come titolari di impresa sono ormai vicini al termine della loro attività produttiva, e quindi il tema del ricambio generazionale è sentito ed è fortissimo. Ovviamente questa è un'iniziativa che ci ha visto in qualche modo protagonisti insieme all'azienda proprio per testare e sperare di non essere l'unica iniziativa in tal senso, che però porta a una riflessione un po' più ampia. E questa riflessione inevitabilmente fa riflettere su quanto si sia distanti a volte dal mondo del lavoro, al mondo della politica, che dovrebbe provvedere in qualche modo a realizzare quei percorsi formativi per l'inserimento delle figure. Amplio il discorso, riferito un po' anche a quello che è il rapporto scuola-lavoro, riferito anche a quello che è l'apprendistato, cioè abbiamo bisogno di una riforma che tenga conto dell'evoluzione dei tempi e delle modalità con cui certe figure oggi devono essere preparate. Le regole, le norme che sono oggi in vigore appartengono ormai per tanti versi al passato. C'è bisogno di riformare tutto quello che è l'approccio al mondo del lavoro, a partire proprio dalla formazione, a partire dal rapporto e dall'inserimento di nuove figure all'interno dei cicli produttivi, in particolar modo del manifatturiero. Perché non solo si rischia di non essere più interessanti e attrattivi, ma si rischia addirittura di perdere pezzi di filiera per mancanza di manodopera. Uh-huh. Guardate, l'inserimento di figure di provenienza extracomunitaria è diventato indispensabile nel mondo manifatturiero per sopperire proprio alla carenza di figure di manodopera italiana. Per cui questo vuol dire che non è che mancano i posti di lavoro, mancano le figure idonee a ricoprire certi ruoli. E i motivi possono essere più vari. Certo è che non viene fatto molto per facilitare l'ingresso e per preparare le nuove figure, i nuovi lavoratori all'inserimento in questo mondo. Quando dice che non viene fatto molto, voi cosa vi aspettereste? Delle agevolazioni? Rivedere, i limiti anche di età, che alle volte rendono impossibile per certe categorie, no, di approcciare a una nuova professione? Allora, ci sono già oggi alcune agevolazioni, no? I contributi figurativi da parte degli apprendisti, ma formare una persona all'interno di un ciclo produttivo non è sufficiente, fra virgolette, non pagare il contributo in quanto viene considerato figurativo, perché quella persona non si forma semplicemente stando a vedere gli altri lavorare, lo diceva prima Borrelli nell'intervista, ha bisogno, se vogliamo formarlo, di essere seguito, di essere anche istruito bene e quindi di un percorso di un tutore che lo inserisca in maniera più completa all'interno proprio del ciclo produttivo. Già questo dovrebbe essere fatto a monte. Il discorso dell'alternanza scuola-lavoro ha mostrato tutti i suoi limiti per tutta una serie di motivi. Credo che non si possa più tollerare, lo abbiamo già detto infinite volte, prendere qualche ragazzo dalla scuola per tenerlo a fare le fotocopie o per rispondere al telefono, perché questo gli fa cumulo di ore nei crediti formativi. Credo debba appartenere al passato, non è più possibile pensare che sia
una soluzione per far avvicinare gli studenti, i giovani al mondo del lavoro. Ecco, c'è bisogno di una riforma seria in questo senso e per farlo c'è bisogno che la riforma sia concordata in particolar modo con coloro che creano i posti di lavoro, che sanno che cosa occorre e che cosa serve per far sì che la figura si trovi bene all'interno di quel mondo che spero e mi auguro voglia ancora perseguire in qualche maniera e quindi attrarre ed essere attrattivo. Per ora le aziende si stanno attrezzando, perché non è un caso isolato nel crescere il proprio vivaio, come dire. Lucrezia, hai ragione, ma ti rendi conto, e io mi auguro che non sia così, se prepara 10 persone, inevitabilmente ci sarà qualcuno che gliele porterà via, non tutte, ma qualcuna sì, perché per fortuna il mondo del lavoro è libero, e per cui te potrai offrire tutto quello che vuoi, ma come ha detto prima, dobbiamo smettere di portarseli via uno con l'altro. Però questo è il mercato del lavoro, se la singola azienda che li prepara non può sopperire a quella che è la carenza, a quella che è la mancanza di tante figure. C'è bisogno che diventi strutturale, c'è necessità che diventi una scuola permanente, benissimo, ma non può essere tutta sulle spalle di una singola azienda o di un'associazione. Deve esserci per forza un intervento a sostegno di questa attività, di questa preparazione delle figure da parte degli organi istituzionali e politici. Sentiamo cosa ne pensa anche Gozzi. Tra l'altro ricordiamo che Confindustria è da anni che porta avanti progetti importanti da un punto di vista, no, della formazione con i giovani, magari se ci dice anche con quali risultati se si cominciano a vedere. Insomma. No, i risultati si cominciano a vedere, noi insomma è di moda il mio futuro che la nostra iniziativa di punta nel distretto, è da più di 10 anni che la facciamo e serviva proprio ad avvicinare i giovani e le famiglie al mondo del lavoro e al mondo del distretto in particolare, perché se la domanda è ha ancora senso che un giovane pensi di venire a lavorare nel tessile, la risposta è certamente sì, perché avrà davanti un percorso lavorativo in cui, come dire, anche la concorrenza lo agevolerà. In Italia mancano ad oggi circa 700.000 figure di tecnici ogni anno. C'è un dato demografico che non possiamo dimenticare, perché ogni tanto poi ci dimentichiamo, è la notizia del giorno per 2 giorni, ma in Italia abbiamo 400.000 nati in meno ogni anno, il che significa che il gap aumenta, perché anche gli investimenti in produttività non è che possono supplire a una mancanza di persone così forte. In più, riprendendo anche le cose, una cosa che diceva Luca Giusti, le nostre aziende stanno anche cambiando orizzonte, perché il fatto che la filiera lavori in modo più integrato è anche una necessità per rispondere a quanto viene chiesto dal mercato in termini di sostenibilità, di tracciabilità. Noi abbiamo lanciato un progetto pilota con i nostri produttori di filato per arrivare alla certificazione GRS della fornitura dei produttori di filato. Quindi è chiaro che c'è un grande movimento da parte delle aziende pratesi. Le aziende pratesi non sono ferme ad aspettare che tempo ci sarà, però sicuramente c'è anche bisogno del fatto che a Prato si voglia coltivare l'identità. Prato è ancora una città che campa di tessile. Noi lo diciamo ogni volta perché, come dire, so che è magari noioso, non è di moda, ma il 70% del PIL di questo distretto viene dal tessile. E dunque, perché poi alla fine noi abbiamo anche un istituto, no, il Buzzi, storico, che forma, no, sì, figure in tal senso. Cosa manca per il tassello che manca per poi alla fine riavvicinare le nuove generazioni a questo settore che rappresenta, l'ha detto lei poco fa, no, ancora l'ossatura della nostra economia? E anche perché sembra non avere appeal sulle nuove generazioni. Allora, rappresenta l'ossatura e il futuro, ma allora in generale questo è un tema che riguarda tutta l'attività manifatturiera e di come si è abituati a rappresentare l'attività manifatturiera. Cioè, l'immagine che tutti abbiamo in mente è la fabbrica col fumo, vecchio stile, la catena di montaggio alla Charlie Chaplin. Non ce n'è più una così di fabbrica. Le fabbriche sono un luogo di innovazione. Noi facciamo
una ricerca anni fa in uno dei nostri progetti, che a parte il nome, che si chiamava Progetto Rosa, voleva favorire l'iscrizione delle ragazze agli istituti tecnici. È un progetto che noi facciamo come Confindustria, Club dei 15, cioè le 15 Confindustria più manufatturiere d'Italia, per spiegare alle ragazze che c'è posto in fabbrica e i lavori sono cambiati. Sino a qualche decennio fa il prototipo dell'attività in fabbrica era un'attività maschile perché richiedeva forza. Nelle nostre fabbriche la forza fisica è l'eccezione, non è la regola. C'è bisogno di intelligenza, c'è bisogno di duttilità, c'è bisogno di flessibilità, di attenzione, di costanza e di impegno. Devo dire che in quel caso, in tutta Italia, noi siamo riusciti a quadruplicare il numero delle iscrizioni femminili agli istituti tecnici. E in quell'occasione noi facemmo un'analisi su qual era il livello di inserimento, qual era il ritorno economico per una ragazza che scegliesse una professione di quelle tradizionali o andasse in un'industria manifatturiera. Il divario era evidentissimo, quindi c'è molto da fare, noi abbiamo anche molto bisogno che la stampa, la televisione aiuti anche a riflettere, perché sono scelte che riguardano poi le famiglie. Cioè io, insomma, se ognuno di noi va indietro nel tempo e pensa a quando ha scelto la scuola superiore, che cosa capivamo? Nulla. Per cui di fatto chi ha contribuito nel 90% dei casi in modo decisivo sono state anche le indicazioni che ci sono arrivate ai nostri familiari. Quindi un coinvolgimento delle famiglie, una maggiore capacità da parte nostra anche come associazione di comunicare, ed è per questo che facciamo questi progetti in cui diamo dei dati, facciamo le fabbriche aperte, facciamo visitare. Sempre di più è il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole prevede il fatto di fargli visitare le aziende. Cioè, aggiungerei che la digitalizzazione d'impresa, giusto per rendersi conto della capacità che può avere, l'attrattività che può avere un'attività, non è uno slogan, è un qualcosa di vero, di fattibile e si sta concretizzando all'interno di tutto il ciclo produttivo. La necessità di avere persone e figure preparate, perché oggi non credo non esista più nessun macchinario che non è comandato da un computer o da un sistema digitalizzato. Quindi questo vuol dire che, come diceva prima appunto Marcello, non si sta più pensando, cioè è veramente impensabile fare riferimento all'attività manifatturiera, certo, tessile pratese pensando alla ciminiera che fa il fumo. Chi meglio delle giovani generazioni non può approcciare a questi sistemi? Ma assolutamente, tecnologici. Assolutamente. E c'è bisogno evidentemente anche di quote rosa. Ancora di più, perché le quote rosa, e qui lo dico in maniera chiara perché in tutte le occasioni credo che sia giusto ricordarlo, le donne hanno una capacità lavorare meglio, passatemi il termine meglio, inteso come capacità di comprendere e quindi anche di avere una maggior risposta da un punto di vista di capacità non solo produttiva per la quantità, per la qualità, per l'attenzione e per reperire e per recepire quasi istantaneamente quello di cui c'è bisogno. Questa è una grande dote che le donne hanno e che purtroppo però non trova poi un effettivo riscontro nel numero delle quote rosa impiegate all'interno delle aziende. Infatti giusto, noi abbiamo affidato la conduzione a Lucrezia. Non è un caso, non è un caso assolutamente. E allora qui si risolve, permettetemi di dire ancora una volta, all'attenzione per quello che serve perché le donne abbiano la possibilità di poter inserirsi nel mondo del lavoro, tra virgolette, lasciando i figli in contesti che gli permettono di essere seguiti o di avere quelle situazioni che spesso, diciamo così, vengono relegate alle donne, ma che ormai stanno diventando anacronistiche. Ecco, perché anche quella è un'altra questione, poi la cura familiare a chi, certo, spetta, sono molte le donne che lasciano il lavoro quando nasce il primo figlio. Siamo in chiusura, se abbiamo tempo, un'ultimissima domanda, perché prima parlavamo, no, di quello che ci si aspetta dal governo, dalla regione. Fra pochi mesi, come saprete, andremo a votare, no, anche per le amministrative, in attesa di sapere e conoscere i nomi dei
principali competitor, vi chiedo, tanto poi lo farete, immagino che come tutte le volte, no, ci saranno documenti ufficiali con le richieste che in fila metterete per quello che sarà il futuro sindaco, vi chiedo di anticipare un po' sostanzialmente quello che vi aspettate da chi poi continuerà nel caso di una riconferma oppure per la prima volta si affaccerà ad amministrare la città. Ripartiamo da Giusti. Anche perché prima avete nominato lo Stato e la Regione e vi siete dimenticati l'amministratore anche locale. Anche l'amministrazione locale, no? Non volevamo entrare all'interno perché, come abbiamo detto fuori onda, con Marcello stiamo pensando a una lista in cui vedere chi candidarsi. Dico bene, Marcello. Ah, uno tra voi due, una lista. Cioè, no, fra noi due, le associazioni, visto che ancora non riusciamo ad avere un'idea chiara di chi saranno i candidati, per cui ho detto vabbè, proviamoci noi a vedere se riusciamo a fornire delle un nome. Associazioni di categoria. Ecco, insomma, detto questo. Che cosa ci aspettiamo? Guarda, è già stato detto, diciamo, fra le varie battute appunto che abbiamo fatto prima, le richieste sono sempre le stesse, le richieste che facciamo alla politica locale non sono molto diverse da quelle che facciamo ai livelli regionali e ai livelli nazionali. La necessità di infrastrutture, la necessità di certezza, lo snellimento della burocrazia che imbriglia veramente in maniera fortissima l'attività delle imprese, avere quel, tra virgolette, nulla osta per l'inizio delle attività e per lo svolgimento delle attività, facilitare l'attività con regole chiare e soprattutto con regole semplici e con risposte tempestive. Poi potremmo fare un elenco infinito. Lascio all'amico Marcello l'inserimento allora, di altri. Oltre a quello che ha detto Luca Giusti, ma le associazioni da questo punto di vista a Prato hanno una storia di collaborazione molto, molto intensa. Ma io, se mi permettete una battuta e senza alcun riferimento con la vecchia professione dell'attuale sindaco, noi abbiamo bisogno di un avvocato di Prato come sindaco del comune della città. Avevamo un avvocato per gli italiani, ora non vorrei che fosse abbinato. Abbiamo bisogno di un avvocato perché ci vuole un sindaco che sia in grado di portare le necessità del territorio a quei livelli decisionali, alcuni piuttosto vicini, perché Firenze sono 15 chilometri, altri un po' più lontani, nei quali si possono avere delle risposte. Poi è chiaro che tutto quello che può essere fatto in termini di semplificazione vera per l'attività delle imprese e la vita dei cittadini è benvenuto, perché soprattutto i tempi sono un elemento fondamentale di attrattività. Il successo di Prato è stato sia per la capacità di dare risposte in tempi brevi, ma a volte anche per l'incapacità di territori attigui di dare risposte. Se noi vediamo il successo e l'attrattività di una città come Montemurlo, noi abbiamo già la risposta di che cosa significa per il mondo delle imprese un'amministrazione attenta e collaborativa. E allora siamo in chiusura, grazie a Luca Giusti, grazie a Marcello Gozzi. Grazie a voi. Buonasera, grazie. E grazie direttore. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata.